Terzo posto, forza Juve, ragazzi. Allora, Juventus e Crotone 3-0, veramente una partita veramente veramente bella. Qua ho scritto delle cose che adesso andrò a leggere a proposito di Juve e Crotone. E adesso vi dirò sia i migliori della Juventus, che sono tre, sia i peggiori, che sono tre, e poi c'è pure cosa penso della Juve, cosa penso della Juventus di questa sera. Veramente, ragazzi, la Juventus ha giocato veramente bene, e adesso piano piano vi leggerò questa cosa. Hanno segnato, Ronaldo ha fatto la doppietta, e poi ha segnato McKennie. Oh, scusate, okay. Segnato McKennie, ragazzi, veramente una partita veramente bellissima. Siamo al terzo posto, dobbiamo crederci fino alla fine, dobbiamo provare a vincere questo scudetto, vincere anche la Champions, anche la Coppa Italia. Sì, ragazzi, ancora i capelli non mi sono cresciuti, quindi metto il cappello che è più bello, ecco. E niente, adesso vi leggo questa cosa. Allora, c'è scritto Juventus Crotone 3-0, Ronaldo, virgola, Ronaldo, virgola, McKennie. Una partita grandiosa è stato deciso in quelle palle, sempre Ronaldo, come detto, Ronnie 7. Allora, partiamo subito con i migliori in campo. Sono tre. Chiesa, virgola. Ottima prestazione, è sempre attento e concentrato, davvero bravo. Voglio fare i complimenti a Chiesa perché ha fatto veramente un'ottima partita. È stato sempre attento, sempre concentrato. È sempre concentrato Chiesa. Veramente grandioso questo giocatore e sono fiero di averlo nella Juventus. Secondo giocatore tra i migliori è Buffon, virgola. Sempre pronto con quelle parate, veramente grandioso. Ancora a 43 anni, fa ste cose, veramente un ottimo portiere. Sì, ragazzi, veramente ottimo questo. Stavo dicendo, Buffon è veramente sempre attento. Ancora a 43 anni, dico, cioè, ancora a 43 anni, ragazzi, è un mostro questo portiere. È sempre stato una leggenda, sarà sempre una leggenda della Juventus. Oh, sì, leggenda della Juve. E ripeto, Buffon in questa partita di Juventus-Crotone è stato sempre deciso a prendere quei palloni veramente veramente fantastici, quindi complimenti anche a Gigi Buffon. Terzo giocatore migliore è il grandioso Morata. Era in panchina, è entrato subito in campo e ha dimostrato di essere davvero forte. Stava pure facendo un gol veramente assurdo. Questo si chiama potere. Bravissimo, Morata. Sì, ragazzi, qua Morata è entrato in campo perché era in panchina. No, non era in panchina, era in riserva. No, aspetta. Era in panchina. Cosa cavolo dico? Era in panchina, ragazzi. Sì, è veramente quello che penso qua perché Morata ha fatto un'ottima partita quando è entrato. Non ho messo Ronaldo perché Ronaldo. Non ho messo Ronaldo in questi tre perché. Raga, io ho voluto mettere Chiesa, Buffon e Morata. Ronaldo sì, ha fatto ottime cose. Ottime cose, ha fatto pure due gol di testa, ci ha fatto andare in vantaggio veramente, veramente forte. Ma non l'ho messo nei migliori tre. Andiamo ai peggiori in campo. Sono sempre tre, ovviamente. E iniziamo.
Primo giocatore peggiore è Bernandeschi, virgola. Appena entrato in campo ha fatto una brutta partita. Spero se ne vada alla Juve perché questo giocatore non mi piace per niente. Alcune volte gioca benissimo, anzi l'ho messo anche nei migliori in campo una volta, ma questa volta è nei peggiori. Sì, ragazzi, ho messo Bernardeschi nei peggiori tre perché non mi è piaciuto affatto in questa partita, veramente non mi è piaciuto affatto. Veramente, raga, non ho provato niente per Bernardeschi. È entrato, non ha fatto niente, ha pure sbagliato passaggio, ha pure sbagliato passaggio veramente. Una cosa veramente brutta, quindi spero che se ne va via dalla Juventus. Mi dispiace Bernardeschi, ma non sei adatto per la Juventus. Cioè, no, perché ho fatto la faccia, tipo, ho parlato tipo da Ciccio Malo, ecco. Bernardeschi, mi dispiace, ma non sei di noi, non sei da noi, ecco. Però sempre forza io fino alla fine, Bernardeschi. Sì, penso pure a prima che hai fatto delle belle cose. Prima eri forte con la Fiorentina e ti sei rovinato con la Juventus, ma questa non è colpa nostra. Poi, Demiral l'ha messo nei peggiori tre. Non ha fatto niente, ma proprio niente. In difesa non si è visto per niente, quindi questa volta va nei peggiori tre. Eh sì, non ha fatto proprio niente. Danilo, virgola, un ottimo giocatore, ma in questa partita non mi è piaciuto per niente, quindi lo metto nei peggiori tre. Sì, raga, non mi è piaciuto per niente Danilo. Ha fatto una brutta, cioè non è che ha fatto una brutta partita, però l'ho messo nei peggiori tre. Poi, ok, adesso parliamo della Juve. Qua, cioè, guardate, raga, cosa ho scritto. Cosa ho scritto? Qua c'è la Juventus. Cioè, propaganda. Allora, leggiamo proprio con calma. Cosa penso della Juventus in questa partita? Juventus. Dico una grande Juve nel primo tempo. Ronaldo veramente bravo con quei colpi di testa, veramente bravo nel gol. Veramente bravo. Aspetta, rileggo perché è stata. Allora, Juventus. Dico una grande Juve nel primo tempo. Ronaldo veramente bravo con quei colpi di testa, veramente bravo. E qua si accusa la cosa di Ronaldo. Poi nel gol di McKennie c'era un fallo di mano. Sì, ragazzi, qua c'era un fallo di mano, però poi ha segnato il gol, perché se non segnava il gol c'era nettamente il rigore. Cioè un rigore, ma meno male che c'è stato il gol. Sono veramente felice di questa vittoria. Siamo al terzo posto e dobbiamo riuscire a vincere lo scudetto e la Champions e anche Coppa Italia. Un vero triplete, ecco. Un vero tiplete, ecco. Ma noi non molliamo mai, dobbiamo provarci e sempre forza Juve, fino alla fine. E alla fine c'è scritto forza Juve. Ragazzi, chiudo qui. È stata una bella partita. La prossima c'è contro il Verona, se non sbaglio. Dopo il Verona poi penso c'è il Novedara. Il Porto c'è il ritorno. Meno male che c'è il ritorno. E niente. Ci vediamo contro la partita del Verona. Spero che vinciamo anche quella partita. Questo video lo carico subito. Sono le 23:28. Questo video proprio l'ho caricato verso le 20. Cioè, praticamente ho iniziato a registrarlo verso le 23. Però nel mentre che ho scritto tutta sta cosa, Dio c'è luce, mettiti a fuoco.
Nel mentre che ho scritto tutta questa cosa, praticamente è passato il tempo e ho iniziato a registrare alle 23:15 e adesso sono le 23:28, quasi le 23 e mezza. E niente. Ci vediamo, non lo so quando. Credo che in questi giorni dovrò vedere anche l'album dei Calciatori Panini. E niente, io chiudo quel video sempre Forza Juve. Vamo raga, questo video lo carico subito, lo vedrete verso... Questo video lo vedrete verso le 23:45. Bella raga.